Continua il processo di valorizzazione della rete tratturale pugliese attraverso una progettazione condivisa. Incontro tecnico negli uffici della Regione Puglia con i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti interessati a far pervenire eventuali osservazioni entro il 28 novembre prossimo relative alla proposta del quadro di assetto dei tratturi, un prodotto della pianificazione regionale che interessa oltre 4.100 ettari di territorio pugliese. Noi con questo provvedimento andiamo a valorizzare il nostro patrimonio dei tratturi e lo facciamo d'intesa con i comuni ai quali abbiamo concesso, previsto dalla legge, la possibilità di dare ulteriori osservazioni. Quando parliamo di piano di tratturi parliamo della possibilità di valorizzare questi tratturi, quindi di fare piste ciclabili, camminamenti, cioè rendere una parte di questo patrimonio fruibile per i cittadini, e nel quadro d'assetti vengono individuati i tratturi da valorizzare, quelli da destinare a opere pubbliche e quelli che invece vengono alienati, e questa è una funzione importante che ne stiamo portando avanti con il supporto di tutti i comuni interessati, e questa grande partecipazione di oggi è il riscontro ad un modo di lavorare su cui noi abbiamo molto investito. Il quadro di assetto dei tratturi rappresenta un primo step del complesso processo delineato dalla legge regionale 4/2013, che terminerà con i piani locali di valorizzazione che i comuni singoli o associati dovranno predisporre. L'obiettivo finale è quello dell'istituzione del parco regionale dei tratturi. Allora, adesso questa prima fase è finalizzata a selezionare quei tratturi che hanno ancora la valenza storico-archeologica e hanno la valenza di essere riqualificati sotto l'aspetto turistico-ricreativo. Tutti questi tratturi che hanno queste caratteristiche fisico e giuridiche verranno inserite nell'ambito del parco. Poi il parco sarà l'organismo preposto a attuare gli interventi di valorizzazione.